la Tivoli va a 8. Poi fra poco andremo a fare tutti quanti i calcoli delle classifiche, Pio Giorgio. Sì, comunque hai ragione tu, la Tivoli sale a quota 8 punti, ancora molto lontana dalla vetta, perché comunque sì, hanno vinto sia il Real Monterotondo Scalo, che quindi sale a quota 13, anche l'Uni Pomezia, che è in ritardo, sta vincendo anche loro a quota 13, quindi comunque i tiburtini sarebbero a meno 5 dalla prima posizione, ma farebbero comunque un bel salto in avanti. Fammi dire una cosa sul Villalba, diciamo che ci sono alcune personalità, ma è da rivedere la squadra un po' al centrocampo, forse anche qualche ragazzo giovane ha sentito un po' il match, quindi diciamo qualche cosa, Patron Scrocca dovrà rivedere. Beh, anche perché non erano partiti di certo per fare un campionato di vertice, però ritrovarsi lì a lambire la zona dei play-out comunque non è mai una posizione tranquilla, dovrebbero scalare qualche altro gradino. Poi c'è l'arbitro è stato non brillante, diciamo che qualche ammonizione l'ha lasciata, i tifosi di Cortina nonostante il 5-2 a fine partita gli regalavano due penalti non dati, ma devo dire insomma che non erano così netti da sembrare calcio di rigore. Benissimo, grazie Pier Giorgio Monaco di essere stato con noi, mi auguro di poterti avere anche nelle prossime domeniche ospite qui su Radio Roma Futura. Buon lavoro, buona domenica. Grazie, buon lavoro e buona domenica a te. Leggeremo la cronaca di questo match su www.notizialocale.it, uno dei quotidiani online dell'Interland Tiburtino. Paolo, ci è arrivato dal nostro Domenico Santucci il finale del suo match Atletico Lodigiani Pro Cisterna. C'è stata una variazione proprio allo scadere che però non ha cambiato l'andamento del match. Io lo andrei a sentire anche per fare un po' il commento finale e poi penso possiamo anche andare a vedere le ultimi istanti di Uni Pomezia Ottavia. Esatto, intanto diciamo che la Tivoli con questo 5-2 ha bissato proprio il 5-2 dell'esordio di Paris in Coppa contro l'Eretum, quindi un doppio risultato largo, anche se questo è arrivato negli ultimi minuti, visto che prima del recupero la Tivoli conduceva soltanto per 3-2, però questo comunque è un segnale importante che dà nuova linfa all'attacco della Tivoli, anche perché 10 gol in due partite sono comunque tanti. E dai 5 gol della Tivoli passiamo ai 3 gol dell'Atletico Lodigiani. Vai Domenico. Sì Fulvio, infatti al 94esimo, proprio all'ultimo secondo, c'è stato un calcio di rigore concesso alla Lodigiani per attaccamento in area di rigore del subentrante Barba, che si è reso pericoloso in due occasioni e poi ha conquistato questo calcio di rigore al 94esimo. Dagli 11 metri Capitan Sentinelli non ha lasciato scampo al portiere Testa, portando il risultato finale sul 3-1. Che cosa dire? Una partita interessante, sicuramente maschia, corretta, due ammoniti per parte ma nulla di più, dove la Lodigiani sicuramente ha saputo meglio sfruttare le occasioni capitate rispetto a un Pro Cisterna che ha avuto le sue buone occasioni, perché come abbiamo detto, a parte i 20 minuti della seconda frazione di gioco, non ha mai sofferto più di tanto la Lodigiani. Non è stata chiusa nella propria area di rigore dagli avversari, non è sicuramente venuta qua per fare una semplice comparsa e se l'è giocata fino in fondo, tant'è che sul 2-1 proprio negli ultimi minuti, poco prima che poi arrivasse il gol del 3-1 che comunque non ha inciso sul risultato finale, c'è stata una grande occasione per la Pro Cisterna, ancora con Scacchetti che dai 20 metri con una gran botta questa volta di destra metteva la palla a lambire il palo alla destra di Natti. Due squadre ben organizzate, due squadre che sanno stare in campo, due squadre che sanno produrre gioco, palla a terra con triangolazioni veloci per poi lanciare in profondità i propri avanti, due belle realtà del calcio dilettantistico laziale di questo campionato di eccellenza girone B, sarà confermato. Te lo confermiamo. Voi dallo studio, in virtù di questa vittoria, la Lodigiani si ritrova in testa alla classifica da questa mattina. Ribadendo il finale qui dal
dal centro sportivo Francesca Gianni di Roma, Atletico Loggiani 3, Procisterna Latina Termoneta 1, la linea può tornare allo studio. Buon proseguimento di giornata e buona domenica a tutti gli sportivi e a tutta la redazione di RadioRomaFutura.it. Grazie Domenico, buona domenica a te, buon rientro a casa. Leggeremo la cronaca di questo match su www.ilcalciodimax.it fra oggi, domani, soprattutto questa notte, grazie al lavoro del nostro Massimiliano Canaliere. Troverete online molti articoli e molte cronache da tutti quanti i campi che abbiamo collegato quest'oggi. Io vorrei andare a sentire anche com'è finita e avere un commento fine gara dal girone B di Eccellenza. Per quanto riguarda il match Formia Itri, quindi andiamo subito a contattare il nostro Paolo Russo. E di Paolo in Paolo, ci sono qualche altro finale da dare al volo? Sì, possiamo dare diversi finali visto il 3-1 dell'Atletico Loggiani, ma prima abbiamo Paolo Russo. Perfetto, andiamo subito in linea per il finale del match Formia Itri. Vai Paolo. Sì, terminata dopo 4 minuti di recupero, 1-0 per il Formia, quindi è valido fino alla fine gol di Valerio Sorriso al sesto minuto del primo tempo, cross di Basso, testa di Sorriso sul secondo palo, e adesso Formia può sorridere, torna alla vittoria dopo una settimana non semplice, dopo due sconfitte consecutive, e l'Itri invece perde per la prima volta in questo campionato. Il Formia ha chiuso la partita in 10 per l'espulsione di Agrillo, che era entrato nel corso del secondo tempo e si è buscato tra virgolette due ammonizioni in rapida successione, però nonostante l'inferiorità numerica la compagine di Marco Ghirotto non è riuscita a trovare il gol, anche se dobbiamo dire che raramente gli ospiti oggi si sono resi pericolosi dalle parti della porta formiana. Dunque magari c'è la recriminazione da parte di Trana per il gol annullato nel corso del primo tempo all'altezza della mezz'ora a Garcia. Chi dice per fuorigioco, chi dice per gioco falloso del centravanti a Urunco, però nel complesso l'1-0 del Formia ci sta ed è comunque ampiamente meritato. Quindi per oggi penso che da Manano la sia tutto. Ricordo il risultato finale: Formia batte Itri 1-0 al sesto minuto, gol di Sorriso, e la linea può tornare allo studio. Grazie, noi la riprendiamo. Un finale importante. E allora, scusate l'intermezzo, ma ci sembrava dovuto, visto anche il nome del marcatore. E allora, abbiamo ancora da raccontare qualche finale, Paolo. Sì, ce li abbiamo tutti in Eccellenza: Boreale, Don Orione, Anzio. Iniziamo dal girone A, è finita 2-3 al 75esimo e all'85esimo. La doppietta di Nanni ha ribaltato l'iniziale 2-1 della Boreale. Falasche Lavigno, Virtus Nettuno si è conclusa 2-1. Montespaccata Ranova 2-2, ce l'ha raccontata Alessandro Bastianelli. Monticimini Cinzia è finita 2-1 grazie al gol di Vittorini, che ha dato i tre punti grazie al suo gol decisivo contro il Cinzia, appunto, della Monticimini. Continuiamo con Real Monterotondo Scalo Corneto 3-2, Unipol Mezzi a Ottavia 3-0, ce la sta raccontando Maglio Vignola. Poi Villalba Tivoli 2-5, ce l'ha raccontata Pier Giorgio Monaco. In attesa di Giampiero Baldi, che ci dirà tutto su Fregene Maccarese Santa Maniella, terminata a reti inviolate 0-0, così come era cominciata. Proseguo il nostro recap dei risultati con il girone B di Eccellenza: Arce Palestrina 1-1, l'abbiamo detto poco fa, il gol al 90esimo di Pesco Solido. Astrea Gaeta 0-1, Atletico Loggiani Procisterna Latina Scalo Sermoneta 3-1, ce l'ha raccontata Domenico Santucci. Audace Campus Eur 0-0, non è l'unico 0-0 di giornata, visto anche quello tra Vissezze insieme a Ausonia. 2-1 invece tra Casal Barriera e Atletico Vescovio. 1-0 tra Formia e Itri, ce l'ha raccontata Paolo Russo. 1-4 il finale tra Pontinia e Pagliano. Possiamo spostarci al girone A della promozione, continuando a dare i nostri finali: Bomarzo Cerveteri è finita 3-1, CSL Soccer Grifone Gialloverdi 0-3, con abbiamo detto il gol di Manganelli a aumentare il distacco del Grifone Gialloverde. Fiumicino Montemario 2-1, risultato importante raggiunto all'ultimo per quanto riguarda la formazione rossoblu grazie al gol all'85esimo di Mirko Forcina. Rete inviolate, l'abbiamo detto, tra Fregene Maccarese e Santa Marinella, così come tra Montefiascone e Canale Monterano. 3-0 invece tra Luis e Almas Roma, così come tra Nuova Pescia Romana e Vigor Acquavedente con la doppietta di Abis.
che si è andata ad unire all'iniziale vantaggio di Bisozzi. Nel girone B invece questi finali: BF Sport Novauto 1-0, Fiano Romano Sporting Montesagro 2-1 in rimonta del Fiano, la Rustica Riano invece finita 1-2, Sant'Angelo Romano Passo Corese 4-0, è uno dei pochi finali che avevamo già dato prima. Ma intanto abbiamo Alessandro Bastianelli. Pronto? Eccoci Alessandro. Alessandro, ci senti? Sì, ti sento, un po' a fatica perché sono già in viaggio verso casa, o meglio verso la Serie D, perché vado a farmi anche la Serie D. È finita 2-2 la partita, come stavamo dicendo in cronaca, fra Monte Spaccate e Ranovo, una bella partita, una bellissima partita di eccellenza, giocata fra due squadre che si sono affrontate sicuramente a viso aperto, sì, con le proprie prerogative, il possesso palla. Il Monte Spaccato, che invece cercando la giocata rapida di prima in ripartenza, come la Ranova, nel primo tempo erano stati bravi gli ospiti a sbloccarla dopo 3 minuti con il calcio di rigore trasformato da Busti, causato da un fallo di Tabascio su Savarino, fra i migliori in campo, il numero 8 della Ranova. Monte Spaccato ci prova nel primo tempo, ma la Ranova amministra molto bene, rischiando anche il raddoppio. Raddoppio che verrà trovato nel corso della ripresa al minuto numero 8, meritatamente dalla Ranova, con Luca Italiano che riceve un pallone dalla destra sugli sviluppi di una ripartenza. Prima prova in mezza rovesciata trovando l'opposizione di un difensore, poi Di Sapin la mette sul secondo palo raccogliendo la respinta. 5-0 sembrava dare certezze alla Ranova, però al 14esimo è arrivato il gol del 2-1 firmato da Dinezza, veramente una magia quella che vi ho raccontato in diretta da parte del numero 2, spostato laterale destro, il difensore ha arato la fascia, è entrato in area, tornato sul mancino e ha calciato con il sinistro sul secondo palo. Il 2-2 è arrivato nei minuti di finali al 36esimo da parte di Tariuk, uno stacco imperioso, quello del numero 96, è entrato in campo da 20 minuti che ha stabilito il finale sul 2-2. Il Monte Spaccato recriminava poco prima del 2-1 per un rigore che era stato assegnato dall'arbitro Lupo di Latina e tolto dal guardaline che aveva ravvisato un fuorigioco sull'azione precedente. Sicuramente Monte Spaccato e Ranova sono due squadre da tenere d'occhio per questo campionato. Il Monte Spaccato è una squadra giovane che gioca molto bene a calcio e che manca, a mio avviso, un po' di concretezza. La Ranova è una squadra che ha dei mezzi buoni, discreti per fare un campionato di alta classifica e chissà, magari sognare anche qualcosa. Le vedremo però sicuramente stazionare nei piani alti del girone di eccellenza. Benissimo Alessandro, grazie, buona domenica, a questo punto buona Serie D. Eh sì, già mi vado un po' a divertire in Serie D. Buon lavoro anche a voi ragazzi, grazie. A presto, un saluto, ringraziamo ancora Alessandro Bastianelli che ci ha raccontato le cronache di Monte Spaccato ed Aranova. Noi stiamo andando verso i minuti finali di un altro big match della giornata che abbiamo collegato grazie a Maglio Vignola, quindi lo andrei a sentire così vediamo il rush finale. Sì, intanto concludiamo i risultati del girone B della promozione, li ridiamo tutti quelli del girone B visto che non li abbiamo finiti. BF Sport Novauto 1-0, Fiano Romano Sporting Montesagro 2-1, 0-0 Football Montesagro Amatrice, la Rustica Ariano è 1-2, Sant'Angelo Romano Passo Corese 4-0, Sette Bagni Vicovaro 0-2 e Zena Certosa 2-0. In attesa di Maglio Vignola possiamo... no? Abbiamo Maglio Vignola. Eccoci adesso. Maglio, pronto? Come sta andando il match? Sì, si sta giocando. Sì, come state, com'è il parziale? Eccomi, bentornati al Comunale di Via Varrone, 88 minuti di gioco, Unico Mezzia che stende in ghiaccio questa partita, 3-0 per la squadra di Patron Valle che sta dicendo la sua anche in questa domenica casalinga, 3 vittorie su 3 per la squadra di Sandro Grossi, ma l'Ottavia che prova a venire avanti in questo finale di tempo con una conclusione respinta dalla difesa avversaria, ancora l'Ottavia che cerca il gol della bandiera per tenere in alto almeno l'onore in questa partita, comunque condotta ai massimi livelli dalla squadra pometina che ricordiamo è in vantaggio per 3-0. Niente, è caduta la linea con Mario Vignola, a questo punto io farei una pausa musicale e così proviamo a ricontattare dopo il break Maglio Vignola, elaboriamo le classifiche, raccogliamo gli ultimi finali e ci prepariamo ad un avvincente rush finale. Everybody, fuck your body. Everybody, fuck your body now. C'è chi dall'altra parte del mondo dà un calcio ad un
pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale, fa strani effetti, non mi sembra normale. Dei bambini che giocano a pallone